Vittoria convincente per l'Agropoli nella prima vera partita casalinga della stagione. Davanti al primo pubblico i Delfini battono il Costa d'Amalfi con un gol per tempo. Io penso che abbiamo fatto un primo tempo come l'avevamo preparato in settimana, cercando di portare una pressione alta, alzando l'intensità dal primo minuto. Penso che abbiamo fatto un bellissimo primo tempo, forse il migliore di questo campionato. Abbiamo avuto diverse occasioni da gol, un po' per bravura del portiere Manzi, un po' per carenze dei nostri attaccanti. Siamo riusciti a sbloccarla su un episodio sicuramente, però potevamo stare già in vantaggio prima, non concedendo niente a una squadra che secondo me è una squadra che nelle ripartenze può far male a chiunque, a giocatori veloci, è una squadra ben allenata, ben organizzata. Secondo tempo siamo partiti bene di nuovo secondo me, poi abbiamo sbagliato il rigore, abbiamo avuto un'altra occasionissima con Costantino, penso sia subentrato poi un po' di paura psicologica. Che può essere anche giustificabile sotto alcuni punti di vista, e ci siamo tirati un po' indietro, abbiamo concesso un paio di occasioni su palle inattive al Costa d'Amalfi. Poi gli ultimi 20 minuti, diciamo che la partita, il gol di Monzo ha messo il risultato al sicuro, anche l'espulsione loro, però penso che la vittoria sia meritata. Abbiamo la fortuna di avere una rosa di calciatori tutti allo stesso livello. Di questo dobbiamo ringraziare la società. Ovviamente la prima partita, io penso che domenica abbiamo la partita più contro la squadra diciamo favorita per la vittoria di questo campionato. Noi sicuramente siamo una buona squadra, questo risultato ottenuto oggi ci fa andare con la massima fiducia. Poi prendiamo partita per partita, non facciamo dei programmi a lungo termine. Partita per partita, la prepariamo settimanalmente, qualsiasi sia l'avversario cerchiamo di affrontarle al meglio. Era da tempo, da un anno e mezzo, che purtroppo i tifosi in massa non potevano venire allo stadio. Ha fatto piacere rivedere il settore degli ultras con tantissimi ragazzi, anche la tribuna. Spero che i risultati, che la voglia che ha questa società e questi ragazzi facciano venire ancora più persone allo stadio.